Ogni minuto in Indonesia scompare un'area di foresta grande quanto un campo di calcio. A causa della deforestazione emettiamo il 20% dei gas serra a livello globale. È proprio per questo motivo che Greenpeace ha costruito il campo di resistenza del clima in Indonesia, su una delle più brutali frontiere della deforestazione al mondo. Il nostro campo di resistenza del clima si trova nella penisola di Kampar, in Indonesia. Quest'area ospita una delle più importanti torbiere indonesiane. Queste foreste vengono distrutte ogni giorno per produrre beni di largo consumo, dalla carta dei nostri libri e delle nostre riviste a tutti i prodotti che contengono olio di palma, il sapone, i dentifrici, la cioccolata e i biocarburanti, la cosiddetta benzina verde. Domani anch'io partirò per il campo, raggiungerò le decine di volontari e attivisti di Greenpeace provenienti da tutto il mondo che già da 3 settimane lavorano per fermare la distruzione delle torbiere indonesiane. Ci abbiamo messo meno di 20 giorni a costruire il nostro campo nella penisola di Kampar. Siamo stati aiutati da ben 200 persone della popolazione locale, insieme alle quali abbiamo costruito tutte le strutture che ci saranno utili per lavorare. Perché questo campo? Perché a poche settimane dal summit sul clima di Copenaghen vogliamo mandare un messaggio molto chiaro ai capi di Stato. Per salvare il pianeta bisogna non solo tagliare la CO2, ma mettere i soldi sul tavolo per la protezione delle ultime foreste. Nella foresta pluviale fa molto caldo, ci sono temperature che arrivano ai 45 gradi e un'umidità del 100%, per questo motivo sto portando dei vestiti di cotone comodi e leggeri, ci saranno moltissime zanzare e il sole è molto forte. Stiamo sfruttando proprio l'energia solare al campo perché abbiamo installato dei pannelli solari che provvedono ai nostri fabbisogni di energia elettrica. Al campo ci sono anche due tecnici che hanno settato un sistema di comunicazione e quindi potremo utilizzare sia internet e il telefono via satellite per denunciare la distruzione e per raccontarvi quello che ogni giorno succede nel campo. Continuate a seguirci, vi manderò aggiornamenti appena sarà possibile.